puntata delle voci dal bunker. Ma mi dispiace, sai Giardella. Dispiace anche a me, penso anche al resto della redazione, spero. Ha funzionato, ha funzionato. Allora, intanto, chi siamo? Come sempre. Allora, noi siamo le voci dal bunker, la redazione è composta da Cristian Cozzoli, Francesca Ciardullo, Francesco Ciardullo, Stefano De Chirico, Eugenio Lo Stumbo, Arianna Luci, Isabella Mari, Rocco Matozzo, Melissa Salerno, Simona Stammeduti e Miriam Tran. La scelta dei brani musicali è a cura di Miriam Caruso e Ines Fortunato, che anche oggi hanno provveduto ad una scaletta a tema. La regia è di Stefano De Chirico, che salutiamo, e a casa c'è un'altra voce che ci sta ascoltando e che commenterà, è quella di Stefania Mari. Allora, tu sei? Io sono Isabella Mari. Io sono. E Felice Cimatti. D'accordo, siamo qui, bunker. Diamo ancora anche i nostri recapiti, chi volesse intervenire, dici qualche cosa. Certo, potete commentare, scriverci attraverso un semplice like sulla pagina Facebook delle Voci dal Bunker, Bunker Ponte Radio, e potrete anche ascoltare tutti gli altri contenuti che non verranno messi in onda oggi. Allora, che sorpresa abbiamo per i nostri ascoltatori quest'oggi? Cioè, quali sono i nostri ospiti? Un po', qual è il tema della nostra puntata? Questa è una puntata nerd. Abbiamo oggi Daniele Pezzolla e Alessandro Senato. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, Daniele Pezzolla, molto giovane, classe 1992, sviluppatore front-end, attualmente impiegato al DLV System. Aiutateci con i nomi perché questa sera non siamo pronti. Ma anche front-end non è che sia proprio chiarissimo, però diciamo che cos'è. Il 29 settembre del 2016 la sua tesi triennale viene pubblicata presso una conferenza viennese dal nome impronunciabile a tema bioinformatico. Sì, a tema bioinformatico. Poi ci spiegheranno che cos'è. Attualmente è redattore per Nerd 30 o Nerd 30, non so come vuoi. 3.0. No, 30. 30. E i suoi interessi spaziano dalla biologia alla programmazione fino ad arrivare ai videogiochi. Assieme ad Alessandro Senato, che abbiamo anche qui in studio, copre la parte di comunicazione e social media dell'evento Global Game Jam. Alessandro Senato, che abbiamo appena menzionato, buonasera anche a te. Buonasera Alessandro. È il fondatore e CEO, CEO, io ho paura, non so dire realmente questi nomi nella maniera corretta. Chief Executive Officer. Grazie. Ed è Dynematica, fra le prime aziende calabresi impegnate nello sviluppo di videogiochi e nella comunicazione interattiva. E anche lo stesso anche ricopre lo stesso ruolo. Però CTO vuol dire centro traumatologico ortopedico. Esatto. No. Ho fatto una doppia carriera di nascosto, di notte mi laureavo. CTO vuol dire Chief Technical Officer. D'accordo. Di Almost 2, azienda nata a Los Angeles nel 2012, attualmente impegnato in, certo, quante cose fate? Mind Education? Mint. Un progetto nell'ambito della, certo, in che lingua è scritto? Gamification. A San Francisco, fra gli organizzatori del Global Game Jam a Cosenza, nei giorni fra il 20 e il 22 gennaio qui a Cosenza. Allora, cominciamo. Cosa sarà questo Global Game Jam? Gem mi piace una marmellata, un piccio, un gem in realtà è un termine che viene dalla musica, perché una jam session è proprio una riunione di musicisti diversi che improvvisano, no? Viene una terminologia che attinge dal jazz, ed è esattamente questa che è la Global Game Jam, cioè un'improvvisazione fra, questa volta, programmatori, informatici e artisti, che non improvvisano musica, ma improvvisano in un'altra forma di comunicazione moderna che è il videogioco. E qui lo fate a Cosenza, in particolare è interessante, ma vuol dire sempre, qui non succedono cose super futuribili come iniziativa. Sì, perché il videogioco ormai sta prendendo piede sia come forma di comunicazione sia come business vero e proprio. Superato nei 2 o 3 anni fa, ha superato come fatturato mondiale quello della musica e del cinema messi insieme. Quindi è un fatturato gigantesco, un business gigantesco su cui sia l'industria sia anche la formazione, quindi anche le università stanno investendo molto. Invece Daniele Pezzolla è un sviluppatore front-end, cioè dall'inizio alla fine? Front-end è chi si occupa di un programma, di sviluppare la parte con cui l'utente si interfaccia, quindi appunto ciò che noi vediamo di un sito, comunque qualsiasi interfaccia di un programma che abbiamo utilizzato finora, è stato sviluppato da un programmatore front-end. La controparte del front-endista è il back-endista, cioè chi si occupa di far interagire. Salami che porta tutto il ci piacerebbe fosse così, ma sfortunatamente no.
si occupa soltanto di far interagire ciò che il frontendista ha creato con la macchina. Qualche programma che avete fatto, che io credo di no, ma magari te, Isabella, avete utilizzato, qualche gioco, videogioco che uno possa, che chi ci ascolta possa riconoscere, ricordare? Io personalmente videogioco da 20 e passa anni, quindi ne avrò utilizzati... No, che avete creato voi. Sì, allora, io con la mia prima azienda ho creato alcuni videogiochi, e uno di questi per l'Agenzia Spaziale Italiana, per esempio, che è un videogioco. Loro avevano bisogno di comunicare con le scuole, quindi di dire alle scuole quello che facevano, quello che si fa nello spazio, e noi gli abbiamo proposto come forma di comunicazione per gli studenti delle scuole primarie un videogioco. È stato un bel successo, insomma, sta sul loro sito. Io c'avevo un'idea da tanto tempo, fare un videogioco sulla... una lezione universitaria, in particolare sugli esami, sarebbe, i livelli di difficoltà. Probabilmente sarebbe il terrore di ogni studente. Ma che... anche di ogni professore. Potete fare i vari personaggi, quello cattivo, quello buono, quello che si dimentica dell'appello, lo studente, i trucchi che gli studenti possono utilizzare per... Proprio questa è la gamification, cioè far diventare un gioco quello che prima un gioco non è. Siamo sicuri che non sia un gioco, Isabella? C'è anche un aspetto ancora... Tu ancora devi fare l'esame, fra l'altro. Sì, magari non parliamone. Qual è l'aspetto secondo te più, diciamo, più ludico della dimensione dell'esame? Guarda, alla fine vengono fatti così tanti, sempre più l'aspetto del gioco è quello che più mi incuriosisce. Sì, certo, la verifica delle competenze, però non potete immaginare che tipo di situazione veramente ludica si stabilisce fra professori e studenti. Beh, sicuramente... Il voto finale si può assimilare ai punti che tu vinci nel gioco, il professore si può assimilare al boss di fine livello. Le monete di Super Mario le mettiamo da qualche parte, tipo raccolta per comprare il professore. Ci sarebbe un uso, ecco, esatto, un uso poco lecito per... Oppure ci sono anche, no, diciamo, carte selvagge, se... giustificazioni che ho sentito nella mia esperienza. Allora, è morto il nonno, la tragedia, sulla neve, i genitori si sono separati... aspettano un figlio, e certe volte forse anche lui. Aspetto un figlio. L'ultimo laureato mio si è presentato, si è laureato in circa 20 giorni con l'argomento. Sembrava vero, poi mi ha fatto vedere una ragazza, evidente stato di gravidanza. Quindi ho pensato, forse era un'amica, chissà, non ho pensato a chiedere che fosse veramente. Senti, ma a parte questo aspetto, c'è una realtà quindi lavorativa qui a Cosenza di questo tipo, di questo genere? Tecnologicamente mi sembra molto avanzato e anche molto divertente, molto libero. Sì, diciamo, noi con Dynamatica, questa azienda, siamo stati fra i primi in Calabria, a dire la verità, a cominciare a sviluppare videogiochi una decina d'anni fa. In realtà questa realtà dei videogiochi sta prendendo piede ormai ovunque. In Calabria, diciamo, ci sono alcune piccole realtà, ce ne sono alcune in Campania, in Italia ce ne sono tante altre piccole. Chiaramente i grossi stanno negli Stati Uniti e nel nord Europa, però il videogioco sta comunque prendendo piede come industria vera e propria. Anche l'università si è resa conto del potenziale dei videogiochi, aprendo un corso specifico per la creazione di videogiochi e per l'intelligenza artificiale. Qui da noi? Sì, proprio qui. Informatica o ingegneria? Informatica. E senti, che competenze servono? Allora, immagino, no, competenze informatiche naturalmente, ma forse serve qualcosa di più, di diverso. Fondamentalmente si può riassumere il processo creativo partendo da un'idea. Se l'idea è buona, poi il mezzo di comunicazione, che sia la programmazione o il linguaggio scelto, è secondario, perché molto spesso, se l'idea riesce ad essere appetibile, sono le persone stesse a proporsi per sviluppare qualcosa in cui credono. Ne è una prova appunto il nuovo modo con cui si sviluppano e finanziano i videogiochi, che è appunto il crowdfunding. Un creatore o comunque un ideatore mette sulle piattaforme di crowdfunding la sua idea, e se è finanziato può trovare collaboratori e addirittura i fondi per portare alla luce la sua idea. Sì, ne servono tanti, perché è un'attività multidisciplinare.
alla pari di un film, perché per sviluppare un videogioco ci vuole chiaramente la parte di programmazione, ma la parte di programmazione non è neanche quella importante, perché sia un videogioco di successo ci deve essere una storia dietro, ci deve essere dei bravi grafici, degli storyteller, dei bravi musicisti che curano la parte musicale. Quindi Un aspetto industriale, mi è venuto in mente un altro gioco, sempre che riguarda me, A2, ora si chiama A2, no, ma prima si chiamava, fino a pochi giorni fa si chiamava A3, Salerno Reggio Calabria. E allora, ad esempio, io dopo questa trasmissione torno a Roma stanotte, dovrebbe, mi sono aggiornato, però veramente per tanti anni è stato complicato arrivare a Roma o arrivare qui. Ci sono mille impicci, ma alcuni no, tragici, ma anche altri divertenti. Una cosa divertente potrebbe essere, Isabella, i panini che vendono nelle diverse stazioni di servizio. Si potrebbe costruire veramente un mondo. Fino a Salerno ogni stazione fa i suoi panini. E naturalmente se non vedete non arriva viva quella la stazione successiva. Poi c'è il famoso Camogli, che è il bonus. Ma il Camogli è quello sempre che no, mi prendono sempre in giro. Una volta stavo in una stazione di servizio e dice, ma è un panino? E cominciai a dire un panino. Dice, ma sono pesanti questi panini, mi disse. E lui mi disse, vuole un Camogli? Guardate proprio con disprezzo. Allora, mi sa che è anche il momento di cominciare con la musica. Sì, ascoltiamo il primo brano della puntata che è di Lindsay Stirling, con Hist, violinista, compositrice e ballerina statunitense. È un'artista versatile e lo dimostra suonando diversi generi musicali, dal country all'hip hop, per finire fino alla musica classica. La sua passione per i videogiochi è ben delineata nella sua discografia, che comprende diverse cover di brani celeri, tra cui la soundtrack di Skyrim, e quella di Oggi Skyrim. Zelda. Skyrim, e quella di Zelda. E adesso ascoltiamo la rubrica di Simona Stammelluti, che questa settimana ha intervistato Roberta Caruso, ideatrice e anima di Home of for Creativity, residenza in cui creare, scambiarsi delle idee e partorire Però progetti. prima non hai detto chi sei. Ah, sono Melissa Salerno. Simona Stammelluti per Le Voci dal Bunker. Quest'oggi sono in compagnia di Roberta Caruso, ideatrice e anima di una residenza che non è solo una residenza e che si chiama Home for Creativity. Come nasce l'idea di creare un posto che non sia soltanto un posto dove risiedere, dove albergare, ma anche dove magari creare, scambiarsi delle idee? Sì, il progetto di Home for Creativity, che è uno dei pochi co-living attualmente esistenti a livello nazionale, è un progetto nato un anno fa. In realtà, per caso, comunque per fortuna, diciamo, io mi trovavo fuori negli Stati Uniti, ero scappata dalla mia terra d'origine. Mentre ero fuori, invece, ho trovato delle ottime ragioni per ritornare e avviare questo progetto partendo dalla casa di famiglia, e che oggi è una residenza in cui convivono persone, caratteri, professioni, idee diverse, e quindi si applica il principio della condivisione a 360 gradi. Come sei cambiata tu, Roberta, in questo anno e come è cambiata la tua idea nel corso di questo anno? Beh, all'inizio è stata difficile mettere in pratica qualcosa che si aveva nella testa e realizzarla poi in concreto, anche perché il progetto è nato appunto dal nucleo familiare composto da me, da mia madre e da mio padre. Mio padre ingegnere, mia madre avvocato, oggi entrambi dediti alle loro passioni. Mio padre alla cucina, e mia madre all'accoglienza, all'ospitalità, alla gestione della casa. Come si svolge, per esempio, una giornata tipo? Allora, innanzitutto chi viene da noi in genere compila un questionario che è presente sul nostro sito, dove individua la motivazione di residenza. Compilando il questionario, poi noi riusciamo a formulare un pacchetto, una proposta di residenza personalizzata e su misura, anche in base a quelle che sono le aspirazioni di chi decide di venire a fare un periodo di vita lì. E dopodiché, quando si arriva, innanzitutto si trova un libro nella propria stanza, ogni camera è una camera tematica, quindi individuata per argomenti principali, e poi inizia l'esperienza in cui si passa dalla colezione, che può durare da 1 a 3 ore la mattina, che è un momento di grande condivisione. Poi c'è lo spazio di co-working, dove si può lavorare insieme durante il giorno, anche con quelli che sono i self-manager, chi non vive lì ma viene lì per lavorare o incontrare altri professionisti. E poi la sera in genere c'è il momento di socializzazione attorno alla tavola con il non-resident.
restaurant, quello che sovverte le convenzioni della ristorazione tradizionale e invece fa sì che il cibo diventi uno strumento per rompere il ghiaccio in realtà, quindi sciogliere i nodi delle convenzioni sociali. Come cambierebbe, Roberta, il mondo se ci fossero meno semplici alberghi, semplici B&B e più case come la tua? Diciamo che il mondo cambierebbe, secondo me, in meglio, perché c'è bisogno oggi di questi meccanismi. La casa è definita, diciamo, come il luogo in cui rifugiarsi, è una tana in realtà, per come è stata concepita negli ultimi anni, soprattutto con il pericolo, la paura dell'altro, del prossimo. Se la casa invece diventa il luogo dello scambio per eccellenza, il luogo dell'anarchia, come mi piace definirla, in cui si gettano i veli delle forme e si diventa, diciamo, alla pari, si è alla pari e si riesce a confrontarsi, a porsi i problemi e a trovare anche insieme delle soluzioni, beh, sicuramente la società non può che trarne vantaggio. Roberta, vogliamo ricordare che esiste anche una pagina Facebook e un sito internet? Su Facebook ci trovate come Home for Creativity, le chiavi della condivisione, mentre il nostro sito web è www.homeforcreativity.com con il 4 al posto del 4. Simona Stamelluti per le voci dal bunker. Quest'idea è bella, eh? Un luogo dove le persone si mettono lì, ragionano senza tanto un obiettivo immediato. Forse questa cosa risuona un po' per voi, no? Cioè uno spazio in cui all'inizio non ti chiedo immediatamente di produrre qualcosa che serva, ma mettila un po' in movimento, poi magari stando insieme in una casa ci sono più persone, un po' così vi vengono le idee quando lavorate. Cominciamo con te, Alessandro. Beh, in questo periodo, diciamo, negli ultimi anni l'idea della condivisione di qualunque cosa sta prendendo piede, quindi nascono degli spazi di co-working. Lo spazio di co-working è come il tag, è uno di quegli spazi dove delle persone vanno a lavorare per se stessi, ma poi la cosa più facile che succeda è che trovino delle collaborazioni con altre persone che non conoscevano. Inaspettate. E Stefania Mari, che è la voce che ci ascolta lontano, pone una domanda molto interessante. Vi chiede se c'è qualche gioco che avreste voluto creare voi, che magari la passione appunto per questo gioco vi abbia portato poi a prendere questa carriera. Il gioco che personalmente avrei voluto sviluppare in prima persona è Half-Life, che è stato il primissimo shooter a cui io mi sia mai avvicinato. Aspetta, parli italiano. il primo spara tutto. Quella tipologia di gioco dove non si vede il personaggio, ma si vedono soltanto le mani e l'arma che stai imbracciando. Quel gioco è stato particolare perché è stato, oltre il primo che ho giocato, ad essere il primo sparatutto con una storia che è davvero coinvolgente. Che succedeva? La storia è abbastanza complessa, però si interpreta non il classico eroe militare capace di poter salvare il mondo da solo, ma un fisico, Gordon Freeman, che è appunto un sopravvissuto in questo disastro e deve armarsi per poter sopravvivere e poi salvare il mondo, ma c'è una crescita del personaggio molto significativa. Quanto è importante la storia? Cioè, appunto, qui c'è un fisico, c'è la fine del mondo, e quanto è importante però anche l'aspetto sparatutto, che lì spari, ammazzi, alla fine gronda sangue quel monitor. Nella vostra esperienza, cioè, qual è l'equilibrio fra quello che si chiede, il gioco proprio, e la cornice narrativa? Appunto, è una cornice oppure è di più che una cornice? Dipende dal tipo di gioco che si vuole creare. Questo è una cosa che si deve studiare a tavolino prima di creare il gioco. È esattamente come un film una canzone o una poesia, si deve sapere quello che si vuole fare, l'obiettivo che si vuole raggiungere. Quindi esistono alcuni giochi dove la storia è il fulcro e tutto quello che c'è intorno è soltanto, come dire, un percorso da seguire, l'interazione è relativamente limitata. Ci sono altri giochi dove la storia è quasi inesistente, ma le dinamiche si creano quasi in maniera casuale a seconda di quello che fa il giocatore. E riguardo invece la violenza che gira appunto intorno ai videogiochi? Domanda non preparata, sono bravi i nostri studenti. Dipende, perché la violenza è da sempre stata un mezzo presente in tutto, sia in letteratura che in film, però viene condannato soltanto nei videogiochi perché sono un mezzo
abbastanza sconosciuto e soprattutto stretto contatto con menti più piccole, quindi persone che non conoscono o comunque un pochino più preoccupate di possibili emulazioni, credono che la violenza nei videogiochi possa essere pericolosa, ma lo è quanto può esserlo in un film o in un libro. Nonostante comunque l'approccio sia completamente diverso rispetto all'immaginazione, c'è leggendo un libro violento. C'è più immedesimazione, inoltre, oltre ogni dubbio. Però appunto rimane soltanto lì, fissata in un videogioco, e difficilmente qualcuno potrà replicare quello che si fa in un videogioco senza particolari condizioni. Certo, immagino che in futuro, però questa è interessante questa domanda, al di là del fatto che ve l'avranno fatta immagino migliaia di volte, però man mano che aumenta il grado di realismo, non so, avevi quegli occhiali, dei sensori sulle mani, anche degli effetti, io non so, ora immagino, fra un po' forse sentiremo degli odori, sentiremo qualche cosa sensorialmente. In realtà più, qualcosa di simile già c'è. Allora aumentano gli elementi che creano una finzione di realtà. Naturalmente rimane il fatto che è giusta questa osservazione, no? La letteratura è piena, il cinema è pieno di violenza, perché uno se la prende sempre con i videogiochi, perché tendenzialmente la risposta più facile è che i videogiochi li fanno i giovani e i giudizi sui videogiochi li danno i vecchi, quindi per definizione è sempre qualcosa che non... O le mamme, comunque qualcuno che deve dire ama i videogiochi. Però questo elemento, man mano che aumenterà il realismo, chiamiamolo così, secondo voi il rischio di... Avete visto questa notizia, no? Ieri sui giornali non si parlava d'altro, quel ragazzino di 16 anni che ha ucciso i genitori con un suo amico. Ora, 16 anni ammazzati poi in un modo veramente barbaro, no? Probabilmente l'avrebbe fatto in qualunque altra epoca se riesce a fare una cosa del genere. Quindi non c'è alcun rapporto causale fra i giochini e i videogiochi a cui avrà preso parte. Però secondo voi c'è il rischio, nella vostra esperienza, dopo una lunga sessione di shooter, no? Di quello shooter lì in cui quello ammazzava tutti, uno si alza, che fa... Acchiappa il vicino, gli sbatte la testa sul muro. Che... Alessandro? Questa è una domanda abbastanza difficile da rispondere, perché ancora i videogiochi sono confinati, sono abbastanza confinati in dei posti che sono i computer. Certo. Quindi ancora quello che succederà, quali saranno le reazioni del corpo umano e della mente umana a iperrealismo, a cui ci stiamo avvicinando. Sicuramente i visori tridimensionali sono un passo in avanti molto interessante. Ricordo però un libro di Stephen King, che era Il Tagliaerbe, di cui hanno fatto anche il film, dove c'era un tagliaerbe, un ragazzo diciamo limitato dal punto di vista intellettivo, che entrava a contatto con questo tipo di tecnologia di realtà virtuale, che per l'epoca erano molto futuristiche, adesso sono un po' più vicine, e cominciava piano piano a diventare più intelligente, cominciava la sua mente a girare più veloce, finché lui entra in questo mondo virtuale, cioè è come se la sua coscienza uscisse dal suo corpo e diventasse digitale. E questa è una cosa molto affascinante, che io vedo ancora molto molto lontana, per cui la risposta è non lo so. Che è sempre la risposta migliore, no? Non è agli esami, Melissa, non è agli esami. Non lo so, professore. La lasciamo qui, ora andiamo avanti, però poi ci rispondete. Ovviamente, io non sapendo nulla, ma videogiochi diciamo a sfondo sessuale ci saranno, e come? A voglia. Guarda come sorridono. Che ascoltiamo? Adesso ascoltiamo Cultura e Confronto, la rubrica di Vivian Tran, che è una studentessa vietnamita qui in Erasmus, che questa settimana si interroga sulla sicurezza del nostro Ateneo. Vivian Chen per le voci del bunker. Ciao a tutti. Attualmente tantissimi studenti hanno segnalato la presenza nell'area esterna di Unican di due soggetti che minacciano i passanti a volte con un coltellino nel tentativo di estorcere denaro. Allora vado a chiedere uno studente dell'Unican. Ciao, conosci il problema che sta minacciando gli studenti dell'Unican? Sì, lo so. È molto pericoloso la nostra università. Tra i tuoi amici c'è qualcuno che aveva incontrato quegli soggetti minacciatosi? No, che fortuna. Cosa hai sentito nella notizia delle due persone? C'era un ragazzo che è stato vittima di questi due. Si trovava nei pressi della Conca d'Oro quando è stato fermato in modo minaccioso e tentavano di estorcergli denaro. Presupponendo che tu sei stato minacciato da quelle persone,
cosa reagissi? Non voglio succedere quello, ma se succede, faccio il mio meglio per ricordarmi i loro volti o qualcosa per identificare e poi prendo un respiro profondo, correndo più veloce più possibile. Da uno straniero che sta all'estero, hai paura di loro? Sì, sì, certo, perché sono all'estero, non ho i diritti come quelli degli italiani. Se mi sono minacciato, sono in panico tanto. Oltre, sono qui da solo, non sono vicino alla mia famiglia. Vuoi dire qualcosa alle persone che hanno la responsabilità della protezione degli studenti? Sì, spero che loro avrebbero le soluzioni presto. Possono rafforzare i carabinieri tutto il giorno, anche tutte le telecamere da sorveglianza devono essere accese ogni giorno. Va bene, grazie per la tua collaborazione. Grazie, ciao, buon lavoro. Ciao, Vivian, c'è per le voci del boom. Abbiamo ascoltato il brano di Caparezza, Biora di me, che è il singolo appunto uscito, il terzo estratto dal quarto album in studio, Le dimensioni del mio caos, pubblicato nel 2008. In questo brano il rapper decide di utilizzare i propri videogiochi come denuncia del ritmo frenetico e destabilizzante del nostro tempo. Quindi ci si mette pure lui, no, a parlare male dei videogiochi, però visto che, cioè, viene preciso, parlavamo prima di sesso, le dimensioni del mio caos, quindi come funziona? Cioè, ancora sono molto rudimentali le tecnologie dei videogiochi applicate, diciamo, al piacere corporeo. Sono rudimentali le periferiche. Le periferiche. Perché chiaramente il sesso è un'attività che vive di sensazioni corporee, di contatto della pelle, quindi ancora questo contatto con le periferiche digitali non si può raggiungere. Ma quindi è un problema ancora soltanto tecnico, oppure pensate che anche in futuro, in un mondo in cui questo tipo di tecnologia sarà più sviluppato, comunque rimarrà... No, perché questo è il punto, diciamo, il punto filosofico generale. Qual è l'accusa che viene fatta ai videogiochi e tutto quello che ha a che fare con quell'oggetto lì, con questo monitor di un computer qui accanto a noi, che è un tipo di interazione? Se io ho contatti con Melissa attraverso il computer, in realtà non ho contatti con Melissa, ho un contatto con una riproduzione virtuale, e tutti, diciamo, la lamentela che si sente da tutte le parti che la vita vera non sta lì dentro. Siccome si sente ripetere continuamente che la vita vera non sta là dentro, alla fine no, anche soltanto per rabbia e per noia, ma siamo così sicuri che quello che sta là dentro non sia vero? Perché alla fine le persone che per la prima volta si sono trovate a sentire un proprio caro con un telefono non hanno detto nient'altro che è una cosa meravigliosa. Esattamente. Dipende dall'uso che si fa delle suddette tecnologie. Una chat, come può essere ad esempio vedere un parente lontano, è qualcosa di meraviglioso. Guarda, io rimpiango che mia madre è morta ormai da un po' di anni, ma è morta prima di avere una buona connessione, nel suo paese non arrivava la DSL, ma pensa avessimo avuto un collegamento Skype. Ora, certo, era sempre da sola lì e io stavo da altre parti, però comunque intanto ci saremmo visti, no? È meglio di niente, alla fine anche chattare con una persona non è come parlarci vis-à-vis, no? Certe volte è meglio. È una forma di comunicazione diversa, secondo me più limitata, perché chiaramente non si ha l'informazione dell'espressione del viso, della gestualità, di tutte queste cose, però è sempre una forma di comunicazione. Sentiamo qui l'unica giovane, no, anche lui è bello giovane, Melissa. Ma dipende a cosa si dà, cosa si dia priorità, insomma. Magari una volta era preferibile il contatto visivo, adesso Era l'unico che potevi avere. Esatto, ma adesso ci si accontenta forse del fatto, tra virgolette, ci si accontenta del sentirsi, insomma, virtualmente. Forse è più importante appunto leggere quello che qualcuno facciamo ha da un dire. Piccolo sondaggio. Allora, qui con le persone presenti nello studio, te cosa pensi? Io, Arianna Luci, mi presento. In fondo le lettere esistono da sempre. La chat è la versione rapida della lettera. Quindi, sì, se è in tempo reale cambia anche un po' la comunicazione stessa, perché deve essere consumata. Certo. Se vuoi fare un figlio, al momento non puoi farlo attraverso un computer, però ci sono tanti modi di avere rapporti. Ancora, chissà. Però non questa paura sempre un po' moralizzatrice della tecnologia e dell'innovazione esiste da sempre. Vero.
Cioè, anche perché c'ho questo esempio che proprio Alessandro mi disse, un po' l'invenzione della stampa aveva fatto la stessa impressione, no? Adesso non esisteranno più i libri quindi manoscritti. Abbastanza favorevole, sentiamo un'altra voce, microsondaggio dentro Voci dal Buco. Io sono Miriam Caruso. Niente, penso abbia ampliato il reparto di comunicazione disponibile oggi, abbia accelerato le conoscenze delle persone, quindi è un punto abbastanza positivo a favore. Naturalmente, quindi, sempre in base al senza diritto, esagerare, naturalmente, esatto. No, ma alla fine fa male anche l'acqua se ne prendi troppa. Simona, vediamo un po' cosa dice Simona. Diciamo, Simona è anche mamma, no? Sì, sono anche e mamma. Quindi, attenzione. Appartengo comunque a una generazione un po' diversa dai ragazzi che sono qui adesso. E a dire la verità, io preferisco la comunicazione vis-à-vis. Utilizzo la chat, il WhatsApp, la comunicazione veloce esclusivamente per le comunicazioni urgenti. Penso che non si siano create mai tanti fraintendimenti come con le chat nell'ultimo periodo. Prima si citofonava, vieni giù, si parlava, ci si guardava negli occhi, si parlava e si discuteva. Quindi, adesso diciamo, ci sono ore e ore di chat, magari. Io ricordo invece queste telefonate interminabili. Anche, è vero. Un abisso. Anche. Però il tono della voce ovviamente fa la differenza. Insomma, vediamo all'orecchio, l'orecchione. Sentiamo che dice il nostro regista. Stefano, tu che ne pensi? Io sono completamente pro da una parte. Mi piacciono molto i videogiochi a me, soprattutto la Marvel si ricollega tantissimo alla questione fumettistica. È sorprendente la tecnologia perché da una parte non ha dei limiti, insomma, e penso che è un qualcosa di fantastico. Il poter immaginare già negli anni 60 un'armatura di Iron Man e domani sicuramente sarà reale. Perché io penso che se una cosa la si riesce a pensare da umani, un domani sarà reale completamente. E ne abbiamo la dimostrazione di tante applicazioni, di tante cose, insomma. E aggiungo allora, no, al nostro piccolo sondaggio, comunque interessante, è abbastanza netto il rapporto età-valutazione dei videogiochi. Stefania, la nostra voce da lontano, che anche lei è una persona intelligente, che diciamo ha un rapporto importante, mettiamola così, questo strano aggettivo che ormai è diciamo, un rapporto significativo con le tecnologie, le dice: comunque in Giappone è pieno di videogiochi legati alla sfera sessuale, dipende anche dalla società. Ad esempio, per noi sarebbe impossibile o quasi usare un surrogato come la tecnologia per degli incontri, però per il modo in cui sono fatti loro, sono più timidi e timorosi di noi riguardo al rapporto con l'altro sesso, un qualcosa come un videogioco è quasi una valida alternativa ad un contatto reale. Poi dice, è una domanda, non è una domanda, è solo una considerazione, e poi finisce, coda della coda. Può essere che in futuro la cosa diventi così anche da noi. Sì, anch'io la penso un po' come Stefania. Cioè, da questo punto di vista, è come se fosse sempre, diciamo così, quello che non riusciamo a immaginare, lo pensiamo subito come qualcosa che non riusciamo, no? Cioè, che ci fa paura. Ci fa paura. È da sempre così. Io ricordo di aver letto che anche l'invenzione del treno era stata accolta con paura perché metteva in comunicazione dei paesi lontani che avrebbero sicuramente litigato. Certo, no? Sempre. Però è sempre bello. Anche il cinema stesso. Facciamo così, Melissa, fra 50 anni, quando sarai tu qui al posto mio a fare Voci dal Bunker, e ci sarà qualcuno che è più giovane di te, vediamo un po' se la tecnologia futuribile ci sarà allora in quel momento, tu direi, però in fondo i rischi... Sì, farò la nostalgica, insomma, dirò che i giovani di oggi sono... I giovani di oggi, come si amava prima, esatto, come si voleva bene prima. Meglio, però eravamo più poveri, ma eravamo più genuini. Ma più passa il tempo, più si enfatizza quello che è passato, anche se era brutto. Vabbè, che stiamo per sentire? Adesso c'è la rubrica Brevi interviste con uomini schifosi a cura di Francesca Ciardullo e Eugenio Lostumbo, che questa settimana hanno intervistato Luca Macaluso, in arte il Pannocchia, chitarrista dark blues palermitano, già membro dei Granpa da sempre e dei Cappadonia. Siamo in compagnia di Luca Macaluso, in arte il Pannocchia, chitarrista, autore dell'EP Red. Parlaci un po' di questo EP, Luca. Allora, l'EP l'ho registrato allo studio spaziale di Bologna con Enrico Baraldi. Ho portato in studio quelli che sono uno tra i musicisti preferiti, che sicuramente è Gianluca Bartolo. Ci sono Stefano Orges, che è un grandissimo batterista e percussionista di Bologna. Tanti altri sono venuti a suonare, Daniele Pellitteri, dei Granpa, c'è una Granpa completa in questo studio. E l'ho registrato perché io sono un super appassionato di blues
Ecco, appunto, prima di lavorare come solista hai suonato in altri gruppi e tra questi proprio il Grampa che hai citato. Come è avvenuto questo passaggio dalla rock al blues? È stato al contrario in realtà, perché io e Gianluca facevamo blues insieme tantissimo a casa quando abbiamo iniziato a suonare la chitarra. Poi ognuno ha preso un po' le sue strade, ci siamo rincontrati e abbiamo messo sui Grampa, che comunque hanno tanto di blues. Questo è un po' il passaggio. Dopo i Grampa, cioè io comunque continuo a suonare blues. E il Pannocchia è il tuo nome d'arte. Ascoltando il tuo disco ho pensato che questo tuo donno facesse riferimento simbolicamente alla campagna, rimandasse a uno scenario country ascrivibile proprio la tua musica. Ci puoi dire se è così o da dove nasce questo nome, il Pannocchia? Possiamo fare finta che è così? Possiamo fare finta che è così? No, il nome me l'ha dato... è stato questo soprannome da Fabio Rizzo, che è un produttore di Palermo molto molto bravo, e lui mi ha chiamato per tutta una serie di vicissitudini El Pannocchia, Pannocchia, e siccome sono appassionato di Tex-Mex, del Messico in sé come cultura, allora io ho messo l'El prima. Stai lavorando anche a un nuovo disco, mi dicevi poco fa? Ah, sto lavorando al disco, che sarebbe il primo, perché quello che ho fatto è un EP. Anche se nel frattempo, tra la registrazione di quell'EP, tanti nuovi ascolti e nuove scoperte, sarà abbastanza diverso. Pur vivendo tu a Bologna, sei palermitano, credi che vivere al sud abbia influenzato il tuo blues dai tratti chiaramente south? Assolutamente sì, si sente tantissimo la differenza tra nord e sud nelle band. Proprio quello nord europeo ha proprio le sue caratteristiche. Un po' ti rimanda al freddo del nord e giù ti rimanda al caldo del sud. È antropologica. Luca, oltre a suonare tu componi anche delle liriche. A chi ti ispiri su entrambi i fronti? Allora, mi piacciono tantissimo i testi che sono interpretabili da chi li ascolta. Anche in quello che ascolto io mi piace quando è così. L'esperienza vissuta mi piace, però la vedo più accoppiata magari ai cantautori. Senti Luca, prima di salutarci vuoi ricordare ai nostri radioascoltatori le prossime date in programma? Allora, anche i tuoi contatti? Allora, una pagina Facebook, il Pannocchia, e c'è il SoundCloud del Pannocchia, entrambi facilissimi da trovare. Va bene, grazie, questa era la voce dal bunker del Pannocchia. Ciao! Abbiamo ascoltato quindi questa bellissima intervista di Francesca Ciardulli ed Eugenio Lo Stumbo e siamo ancora qui con i nostri ospiti. Allora, ci diceva prima Stefania, no? A parte quanto siamo diffidenti, però una cosa che stavamo dicendo prima mentre ascoltavamo il Caparezza, allora stavo parlando con Daniele, cioè mi colpiva, in realtà no, la stessa espressione videogioco è sbagliata in qualche, perché è riduttiva, sembra un giochino per i ragazzini. Voi ci state raccontando un mondo, a parte un mondo industriale immenso, cioè un'enorme industria, la quantità di competenze che richiede, però di più, è come se fosse uno dei modi attraverso i quali oggi qualcuno che viene al mondo si costruisce anche la sua idea del mondo, è un modo per raccontare la propria esperienza, forse cominciano anche dei riti, addirittura potrebbe nascere una specie di religione legata a qualche videogioco. E in realtà non mi stupirebbe se già qualche gioco avesse dei proseliti. Fan a livello religioso, però sì, è un modo per far conoscere agli altri la nostra visione del mondo, comunque il nostro filtro con cui ci approcciamo alle cose. Come appunto dicevo nel fuori onda, c'è stato uno dei casi più eclatanti di questo gioco come messaggio, che è appunto That Dragon Cancer, che è una storia estremamente tragica di una famiglia alle prese con il loro piccolo con un cancro terminale. Il gioco non mette i giocatori in condizioni davvero disastrose a livello emotivo, tanto da percepire il dolore e il disagio provato dalla famiglia in quei giorni di dolore. Il gioco ha vinto tantissimi premi per la sua narrazione estremamente ma realistica. Ma piace come gioco o piace agli adulti che commentano? Piace soltanto a chi ha inteso il videogioco su più livelli. Ovviamente non è fruibile da chi cerca soltanto lo spara-spara che parlavamo di cui prima. Però sì, credo che alla fine si possa arrivare a considerare addirittura il videogioco come un messaggio estremamente importante, magari non come religione, però
Siamo d'accordo, no, Alessandro? Questa idea di... Cioè, la mia preoccupazione, mettiamola così, mi piace che venga preservato questo aspetto giocoso. Perché certo, se il messaggio diventa troppo forte, poi alla fine si perde anche quest'altro aspetto, no? Se è una nuova forma di cultura, deve essere una forma di cultura che tiene sempre insieme questi aspetti. Ma il gioco è quello che noi utilizziamo per imparare quando siamo bambini. Il bambino, così come l'animale appena nato, impara giocando. Quindi è uno strumento estremamente potente, quello del gioco. Per cui attraverso questo si possono veicolare diverse cose, che sono sia la formazione, sia la gestione delle emozioni, come nel caso di questo gioco. È uno strumento e bisogna che lo prendiamo come tale. Ma voi vi divertite ancora con i videogiochi? Vi capita proprio che state lavorando, però alla fine cancellate quell'immagine e cominciate a giocare? Chi fa videogiochi deve fare una sola cosa, deve giocare. Per imparare come funziona il divertimento, deve giocare. Se smette di giocare, difficilmente può riuscire a fare videogiochi. Tu, Melissa, giochi? Stavo pensando appunto a questo, tipo, recentemente sì, ho giocato... Oh, Melissa, non la freghi mai. Sta lì distratta, le fa mi pone una questione e risponde sempre, brava. Ah, quindi sto distratta, abbiamo messo sì. No, ho giocato a un giochino di The Walking Dead, in cui era ogni decisione che prendevo cambiava totalmente le vicende del gioco, non so, avrà un nome questa cosa, sì, però... Sì, è della serie Telltale. Ah, ok, quindi era molto, mi è piaciuto un sacco, solo che costava tanto poi il seguito nell'App Store, quindi non ho continuato. Anche perché anche questo, il prezzo proprio dei videogiochi sono sempre più elevati, almeno quando sono ridimensionati all'app, insomma, per il cellulare. Quello è mercato, così come per il cinema, così come per la musica. Recentemente il cinema e musica hanno subito uno stravolgimento grazie al digitale. I videogiochi anche grazie al mobile, perché avendo una diffusione molto molto più ampia riusciamo a pagare i videogiochi relativamente poco. Alcuni sono gratuiti, altri li paghiamo un euro, due euro, però il costo è relativamente basso. Poi dipende sempre da quanto è costato quel gioco, però sono sempre dinamiche di mercato. Poi mi consigliate un giochino per questo smartphone che è d'emergenza, ne avrò presto uno migliore, perché quello mio mi si è rotto, allora ho preso questo qui. In questo momento Color Switch è molto popolare. Come? Color Switch. Non lo so. Sono videogiochi... Ma lo trovo sul... Sì. Oh, ce n'è un altro, Coloco. Coloco? Sì. Che ha... Coloco mi fa vedere in mente la rubrica che stiamo per ascoltare, che ha a che fare con il cibo, però finisci. No, è un giochino estremamente divertente, basato su appunto i colori e la velocità di interazione con lo schermo. Coloco. E quell'altro invece è Color Switch. Segniamoli, perché dopo e ci ora? Giochiamo. Adesso non c'è la rubrica che parla di cibo, professore, ma c'è la rubrica Uomini che fanno tremare a cura di Francesco Ciardullo, che questa settimana ha intervistato Gianluca Comandini. Subito dopo essersi laureato in economia, intuisce l'importanza che avrebbero avuto i social media nella nostra società attuale. Grazie all'impegno e alla costanza che lo hanno accompagnato durante la sua carriera, oggi è ritenuto uno dei massimi esperti del settore. Per la rubrica Uomini che fanno tremare, l'ospite di questa settimana si definisce un architetto delle scelte, ovvero colui che ha la responsabilità di organizzare il contesto nel quale gli individui prendono decisioni sul web. Insegna social media marketing presso l'Università La Sapienza di Roma e tiene spesso durante l'anno seminari e conferenze di finanza criptovalutaria presso la LUIS e altre università. Il suo nome è Gianluca Comandini e ha soli 26 anni. Vorrei che fossi proprio tu a parlarci del tuo lavoro e a portarci, diciamo, un po' a spasso in quello che è il tuo mondo, spiegandoci anche come è nata e quando è nata questa tua passione. Guarda, nasce neanche 3 anni fa, forse, quando mi ero laureato in tutt'altro, avrei dovuto fare il commercialista come mio padre, come mio nonno, come tutta la mia famiglia, e mi ritrovo per una serie di circostanze in ospedale, mentre sto in convalescenza e mi annoio, e inizio a creare dal nulla su Facebook una pagina in cui scrivo pronostici sportivi, che era la mia passione. Io ero appassionato per la matematica, per i numeri e per i pronostici sportivi. Ho capito. Credo che questa pagina dal nulla esplode, prende piede. In pochi giorni raggiunge migliaia e migliaia di persone, diventa un fenomeno virale e da lì mi innamoro non tanto del piccolo successo di quella pagina, ma di questo mondo. Cioè da lì dico, io voglio fare questo, voglio essere quella persona, quel consulente, quell'azienda
che con delle piccole differenze, dei piccoli accorgimenti, con una strategia adeguata riesce a rendere virale qualcosa. Voglio essere in grado di rendere virale un piccolo business, un piccolo marchio, come invece affermare l'importanza di un grande brand. E da lì vedo tutto il mercato, vedo che non c'erano agenzie che specializzate verticali su questo, dei social media, e quindi creo un'agenzia che si occupasse soprattutto del marketing virale applicato ai social network. Da questa esplosione vuoi spiegarci un po' dove sei arrivato, come è cambiata anche la tua vita? Ho la fortuna, ho l'intuito di iniziare a collaborare, a lavorare per personaggi o per aziende molto importanti, da piccoli politici a multinazionali abbastanza grandi, e portavo fatti, perché quando si accorsero che con i social media si poteva vendere, capirono che c'era tutto un nuovo mondo da sfruttare. Fui fortunato che di lì a poco sarebbe esploso poi l'advertising pubblicitario sui social network, Facebook sarebbe diventato a tutti gli effetti una piattaforma pubblicitaria come già era Google AdWords. Da lì mi ritrovai ad essere un po' un precursore dei tempi, e tutte le aziende, i vari professionisti sapevano che potevano fidarsi di me, quindi per questo è cresciuta esponenzialmente l'azienda. Qual è la tua idea rispetto alle università italiane? Guarda, secondo me in Italia il sistema universitario purtroppo non funziona come dovrebbe funzionare, come sta funzionando invece in altri paesi, non perché non sia a livello, anzi, a livello teorico noi potremmo anche primeggiare, ma manca proprio un livello pratico. La differenza è che in altri paesi dove non ci sono professori, docenti con competenze come quelle italiane, non c'è la qualità che abbiamo noi nell'insegnamento, perché la qualità è innegabile, però c'hanno tanta pratica, c'hanno tanta concretezza, ed è quello che fa la differenza. Mi ha insegnato più fare 3 mesi di lavoro con un imprenditore importante, in un'azienda grossa, piuttosto che 3 anni di università. Gianluca, ti ringrazio per la disponibilità. Sì, ti ringrazio per l'opportunità, saluto tutti gli ascoltatori. Francesco Ciardullo per Voci dal Bunker. Allora, questa era invece la rubrica di Francesco Ciardullo, ecco perché non avevo gli occhiali, Francesco me l'ho impicciato. È rimasta molto colpita Stefania, la nostra voce lontana, da questo videogioco su un bambino malato, no? Perché appunto questa è proprio l'evoluzione. Loro pensano che il videogioco sia un giochino, un affarino che gli passi il tempo, qui invece si affrontano grandi temi, la malattia, la morte. Secondo voi, ci chiedeva Stefania, è un cambiamento, cioè è diventato proprio una forma culturale, come un tempo poteva essere il cinema o prima ancora il romanzo, oppure sarà un caso unico questo di questo videogioco? Tracerà una strada oppure rimarrà un po' unico? Aggiungerà qualcosa, aggiungerà un nuovo modo per esprimere dei concetti come il cinema si è aggiunto alla poesia e alla pittura. È un modo nuovo perché ha delle interazioni diverse con il fruitore, ha delle interazioni vere e proprie, non lo subisci solamente ma lo utilizzi, quindi anche il come si interagisce, anche la storia che viene narrata, anche il come tu influisci sulla storia, perché questo lo può fare solo il videogioco, un film o un romanzo non può essere cambiato, no? Dall'utente. Quindi sta aggiungendo qualche cosa a quello che è la potenza espressiva dell'uomo. Ma quindi in questo caso è giusto usare il termine videogioco, appunto riprendendo il discorso fatto prima? Sì, perché gioco non è un termine per bambini più. Gioco, adesso prima parlavamo di gamification, molte aziende stanno utilizzando la gamification per spostare la loro formazione, trasformare la loro formazione, formazione in ambito aziendale, quindi grosse aziende che hanno bisogno di portare nuovi contenuti e lo fanno con il gioco invece che con un manuale. Perché il gioco è molto più engaging, si dice in inglese, no? Molto più... Mi è venuto in mente un altro gioco, questo però è duro, eh? È più duro di un bambino malato di tumore, l'assemblea condominiale. Avete mai partecipato a un'assemblea condominiale? Se l'obiettivo del gioco è un abisso, è un abisso. È un esperimento sociologico. La prima e unica a cui ho partecipato, il tizio lì, la signora, mi ricordo, il tipo lì mi disse, siccome aveva intuito che io lavoravo all'università, professore, vagamente, cioè, professore, lei vorrà fare il verbale. Io lo guardai, il verbale, ma come si permette? E me ne sono andato. E da allora, però appunto, le cose più inenarrabili, scappato, hanno rubato i soldi...
Vabbè, comunque si può gamificare. Meglio di no. Meglio di no. Vabbè, ora c'è il cibo però. Sì, adesso c'è la rubrica Pancia Piena a cura di Stefano De Chirico, che anche questa settimana ha ascoltato pareri e commenti degli studenti dopo pranzo fra le mense universitarie. Rieccoci in questo finale di stagione targato Voci dal Bunker con A Pancia Piena. Ritorna la rubrica curata dal sottoscritto Stefano De Chirico per ascoltare il parere dei nostri studenti riguardo la nostra mensa universitaria. Ascoltiamo. Sono con... Giorgia. Allora, due battute velocissime riguardo alla nostra mensa, sotto il punto di vista qualitativo e anche igienico. Allora, sinceramente mi trovo bene sia dal punto di vista comunque formale, quindi ciò che servono, e anche comunque igienico, per me è tutto ok. Non cambieresti nulla? No, non cambierei nulla. Daniele. Giuseppe. Buono, un po' sporca, so. Un po' sporca riguardo cosa, per esempio dei tavoli o... I muri, i tavoli rotti. Ho capito, mentre tu cosa ne pensi? Lo trovo buono. Per il resto il cibo lo possiamo promuovere. Sì, 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 sì. È di vostro gradimento. Ilenia. Esther. Mari. Ok. Cosa pensate del servizio della mensa universitaria sotto l'aspetto igienico ma anche qualitativo del cibo? Ecco, secondo me dovrebbe esserci un'organizzazione migliore, perché personalmente non mi piace girare con i vassoi e magari possono cadarci i capelli sopra, capito? Ah, benissimo, cioè proprio... Penso che dovrebbe esserci un percorso da seguire, sì, in modo che non ci siano molte... Intoppi, che non ci siano intoppi, sì, diciamo, sì, lungo, sì, il, sì, cammino, certo, lungo la linea. Il via vai di gente, capito? Dobbiamo seguire tutti una linea. Ok. Un po' di... Allora, io penso che per quanto riguarda l'igiene vada bene. L'unica cosa è che, come ha detto lei, camminare con i vassoi, poi magari il cibo anche si raffredda, magari anche buono, però diventa... cioè, non è più appetibile. Magari un paio di pattini per arrivare... ci vuole più organizzazione. No, stavo scherzando. Ci organizzazione. Più organizzazione. Per il resto si lamentavano dei ragazzi di aver trovato addirittura un gatto durante il servizio della mensa. Un cane, sì, l'ho visto. Ah, l'avete visto? I cani, sì, hanno un cane, un gatto. Ma cane per solo? Più disciplina. Più disciplina. Pietro Guarasci. Sotto l'aspetto qualitativo alla fine non c'è nulla di cui dire niente, dal quale dire niente, perché offrono alla fine tante diverse qualità e di pietanze, sì, come ad esempio il pesce, la pasta, la carne. E sotto l'aspetto igienico invece non so precisamente alla fine se utilizzano guanti, se puliscono per bene la cucina, perché non ho la possibilità di entrare dentro, certo, la loro sala, insomma, però... all'esterno, nella parte dove si mangia, diciamo. Potrebbero migliorare. Sì, all'esterno diciamo che... Potrebbero migliorare. Potrebbero migliorare, sì. Quindi in quest'ultimo appuntamento confermiamo nuovamente la qualità delle cucine della nostra mensa, ma non quello dell'aspetto igienico, che porta talvolta a cambiare rotta e optare per un fast food. Stefano De Chirico per Voci dal Bunker, Ponte Radio. Stavo dicendo, oggi non so cosa hai mangiato te a mensa, però il pesce non era granché. No, carne, oggi carne. Infatti era strano, poi il pesce è venerdì, no? Comunque, allora, no, questa cosa dei videogiochi, vedi, è andato un po' così in tutto quest'anno, questo ciclo di Voci dal Bunker. Uno parte da una parola, veramente le parole pensano per noi, quindi ho capito che la parola videogioco, a parte, è vecchia, no? Bisognerebbe più... aggiornarla con qualcosa che esprima adesso tutti i livelli di narrazione che può mostrarsi. Ci vorrebbe una parola nuova, forse. Qual è una parola che potrebbe venirvi in mente? Come la potremmo chiamare? Una parola che un po' desse il senso di questa complessità. Più che altro io rinnoverei l'approccio culturale che noi abbiamo al videogioco, perché la parola videogioco ha ancora un significato infantile. Io cambierei questo approccio e manterrei la parola. Però voi parlate dei bambini, allora vi dico, vi svelo una cosa: il mio divertimento maggiore, veramente maggiore, c'ho due divertimenti, sono diversi, però c'ho due fra i maggiori, a parte scrivere, che è bellissimo, però io vado in giro per i mercatini e compro giocattolini per bambini. Cioè, quando ci sono questa catena di negozi di seconda mano a Roma che si chiama mercatino.it, nel settore dei bambini ci sono sempre i bambini e io, che mi guardano sempre strano, cioè, ma questo qua che cosa vuole? Tutti questi pupazzi, cioè io trovo uno dei luoghi più divertenti e più... Casa mia tra l'altro è un immenso museo di pupazzetti, giocattolini, lì c'è molta vita, quindi in questo senso il gioco è una parola, è importante il gioco, eh? Non va lasciato solo ai bambini, è troppo importante per lasciarlo solo ai bambini.
Assolutamente, quello che si dice è che no, si dovrebbe rimanere bambini per più a lungo possibile, proprio per trarre... Non lo dire davanti a lei che deve fare l'esame con me. Per cercare di trarre più possibile dalla vita, perché i bambini sono quelli che prendono di più dalla vita, quindi il videogioco è quello che ti tiene attaccato un po' a questo mondo infantile. Quello che ci impedisce di diventare come quelli che li criticano. Ecco, questa è una bellissima definizione, no? Riuscire a tenere insieme i due livelli, no? Farli e... C'è un videogioco a cui state lavorando, qualche cosa, una fantasia, qualche cosa, un progetto che in questo momento vi attira? Sì, con tre dei ragazzi che parteciperanno come organizzatori alla Global Game Jam stiamo sviluppando un videogioco che ha come scopo quello di impersonare un virus e appunto distruggere dall'interno il corpo umano. Abbiamo scelto questa tipologia proprio perché si impersona per una delle pochissime volte presenti sul mercato il cattivo e non l'eroe, il paladino. Quindi è il genere è un platform per esprimerci in termini. Ma c'è un libro che possa leggere, come faccio un'idea, con le tipologie? I videogiochi non si leggono, si gioca. No, per conoscere, sapere il mondo, i generi, le classificazioni. Può cominciare tranquillamente non leggendo, ma installando i giochi che le interessano. Avete appena fatto fare uno. Quello è il metodo migliore per imparare ciò che bisogna imparare sui videogiochi. Sì, no, sono rimasto un attimo colpito dal gioco del virus perché mi piacerebbe giocarci tanto. Voglio scegliere la malattia anche, però. Non vorrei, cioè, avere già il virus pronto, voglio scegliere... Sfortunatamente scegli il tipo di virus, quindi sono virus... Però fate un virus, fate un gioco, si chiama ADE, AIDS. No, però raccontate, questa cosa è difficile farla. In generale, torniamo alla filosofia, cioè la cosa difficile è vedere il mondo dall'altro punto di vista. Allora, il concetto di malattia, no, come è ovvio, è un concetto totalmente relativo, perché per noi la nostra salute è il bene. Ma facciamo l'esperimento di immaginare il mondo visto dal punto di vista del virus. Esatto. Noi siamo la scena del virus. Certo, siamo noi in questo caso che in un certo senso talvolta riusciamo a farlo fuori, ma molto poco in questo caso. Prova a immaginare il mondo dal suo punto di vista. C'è una bella scena di Matrix, del film Matrix, dove l'agente Smith parla con Morpheus e dice: vedete, voi umani siete come i virus, arrivate su un nuovo territorio, vi moltiplicate, distruggete tutte le risorse e quando quel territorio è distrutto vi spostate su un altro territorio. Quello che diceva Tacito, no? I romani distruggono, facevano di fronte alle ruine di Cartagine. Distruggono tutto e questa la chiamano. No, e poi la chiamano pace, peggio. Vabbè, che stiamo per sentire l'ultimo brano? Sì, l'ultimo brano è il Super Mario Bros. Dam, uno dei brani più conosciuti al mondo, che è apparso per la prima volta nel livello introduttivo del gioco, uscito nel 1985 per la Nintendo. È composto su una piccola tastiera ed è stato creato con lo scopo di indurre all'azione il giocatore, grazie al suo ritmo latino che aumenta con lo scadere del tempo del livello. Bene, siamo arrivati all'ultima puntata delle Voci dal Bunker per quest'anno. È triste, lo senti? È triste. Cercavo di mantenere l'intonazione, però imparziale. Ecco, volevo salutare tutta la redazione che ha fatto parte con noi di questo viaggio: Cristian Cozzoli, Francesca Ciardullo, Francesco Ciardullo, Stefano De Chirico, il nostro regista, Eugenio Lo Stumbo, Arianna Luci, Isabella Mari, Rocco Matozzo, io Melissa Salerno, Simona Stambelluti e la bravissima Vivian Tran, a cui volevamo fare i grandissimi complimenti perché ha fatto delle rubriche bellissime per tutti. Tra l'altro, imparando l'italiano molto velocemente e molto bene. Ringraziamo anche la nostra amica lontana Stefania Mari. Poi i brani che li sceglie, i brani musicali: Miriam Caruso, Inesfortunato, la regia di Stefano De Chirico. Poi oggi non c'era, ma qualche volta all'inizio ha partecipato Fiorenza Gonzalez, il sottoscritto Felice Cimatti. Chi erano i nostri ospiti? I nostri ospiti sono Daniele Pezzolla e Alessandro Senato, che ringraziamo. Grazie a voi. Grazie a tutti. Ho installato il giochino, È un consumatore di tempo come nessun altro. Va bene. All'anno prossimo! All'anno prossimo!